secondi, le breaking news di Alice Channel. Mancano meno di 24 ore alla terza edizione di Letexpo. Da domani a Verona il via alla più innovativa fiera su trasporto e logistica sostenibili. 400 espositori in 5 padiglioni e 4 palchi su cui si alterneranno oltre 350 relatori da tutta Europa. Forte presenza dello Stato Maggiore della Difesa in spazi espositivi esterni ed interni. Stasera su Alice Channel il film dell'edizione dello scorso anno. Passiamo alla politica con i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo. Il governatore uscente di centrodestra Marco Marsilio vince con il 53,5% dei voti, superando di 7 punti il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Luciano D'Amico, affluenza in leggero calo rispetto al 2019. Veniamo al PNRR. Dall'esame della Corte dei Conti emerge un sostanziale raggiungimento degli obiettivi nel 2023 a fronte di uno scostamento tra spesa attesa e spesa sostenuta, ritenuta efficace la revisione del piano attuata dal governo. Ancora in calo i prestiti al settore privato, che a gennaio segnano un meno 2,6% annuo. I finanziamenti alle imprese hanno registrato una flessione di 4 punti, mentre quelli alle famiglie sono diminuiti dell'1,3%. I tassi sui mutui scendono al 4,38%. Passiamo ora ai trasporti e incidenti. Si riduce il numero delle vittime della strada nell'Unione Europea. Secondo la Commissione UE, nel 2023 sono morte 20.400 persone, in calo dell'1% sul 2022. Pressoché invariato il numero dei decessi in Italia, le strade più sicure in Svezia e Danimarca. In chiusura ai mercati finanziari, avvio di settimana negativo per le borse europee in attesa dei dati sull'inflazione USA previsti domani, spread sui 131 punti, il Bitcoin tocca un nuovo record e supera i $71.000. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.